non ha funzionato quest'oggi. Il Napoli vi ha messo in grande difficoltà, avete avuto molti, diciamo, problemi anche ad arrivare spesso alla loro area di rigore, loro hanno creato tante occasioni. Che cos'è che non ha funzionato secondo lei? Beh, io sono non l'ho vista proprio così tragica come lei me la sta descrivendo. Ho visto una squadra che ha cercato di fare del massimo, non avevamo un giocatore play per cui abbiamo sofferto questa mancanza, però i ragazzi hanno dato tutto loro stessi. I primi 25 mezz'ora mi sono piaciuti perché andavamo a pressarli e il Napoli non riusciva a trovare le vie di entrata centralmente. Naturalmente dobbiamo anche rifiatare, non si può giocare 90 minuti a pressione. E hanno trovato il gol e anche potevano farne anche un altro in più, insomma siamo stati bravi a riuscire a stoppare l'ultimo tiro franco, diciamo così. Nel secondo tempo ho dovuto cambiare perché appunto non riuscivamo a arginare i loro tre centrocampisti che ci prendevano sempre in mezzo. Ho cambiato il sistema di gioco, da lì le cose sono andate meglio, anche se appunto non avendo un play è un pochettino più difficile creare qualcosa. Però la gara gagliarda, determinata fino in fondo, avevamo anche trovato il gol del pareggio, è andata bene, dai, non si perde, c'è il rammarico dei tre punti, però la prestazione mi è piaciuta. E c'è rammarico anche per quel gol che avevate realizzato, che poteva cambiare nettamente la partita se non fosse stato annullato, no? È chiaro, con i se e con i ma non si va lontani. Certo, però... no, beh, abbiamo fatto un fallo in fase d'attacco, ci sta. Io mi sono lamentato più per il secondo, perché a centrocampo c'è stato un colpo di testa, un duello aereo tra Thorsby e Mertens non ha visto per niente la palla, è andato sotto e l'ha sbilanciato, e l'arbitro stava lì. Lì c'era il fallo e non sarebbe nato il secondo gol, ma insomma questo è proprio cosa di lana caprina. Come motivare i ragazzi, tenendo presente che sono comunque dei professionisti e che devono sempre comunque dare il massimo, in una situazione di classifica particolare come la vostra, tranquilla a centrogruppo? Ma l'ho detto, io voglio arrivare a 52 punti, ne abbiamo fatti 26 all'andata, il nostro target devono essere i 26 al ritorno. Questo non significa che ci arriveremo ai 52, però questo è quello che vogliamo lottare su ogni pallone, in ogni gara. L'abbiamo fatto a Milano, l'abbiamo fatto anche oggi, poi se l'avversario è migliore di te, sono più bravi di te, riescono a farti gol, complimenti a Gattuso e a come li fa giocare, bravo. Ti chiedo un'ultima cosa, si è letto tanto del suo futuro in questa settimana sui giornali, allora io le chiedo in maniera anche abbastanza candida, come stanno le cose? Ma vediamo, ho letto anch'io, per cui non vediamo, io non ho nessun problema, io sono molto sereno sulla questione. Quando il presidente mi vorrà chiamare, parleremo, tutto qua. Io voglio divertirmi, io voglio continuare a divertirmi. Il calcio per me è vita, dove mi trovo bene, dove sto bene, mi piacerebbe continuare, dove non mi trovo bene voglio andare via. Grazie. Buonasera mister. Buonasera. Umberto Martini, Rai Sport. Mi aggancio subito all'ultima frase che ha detto. Lei quindi è ancora molto innamorato di questo sport e di questo lavoro? Per l'amor di Dio, guai chi me lo tocca, io ho iniziato adesso ad allenare e me lo volete togliere. E c'è anche un po' di soddisfazione perché avete già quasi centrato comunque l'obiettivo di inizio stagione. Sì, l'inizio stagione era, avevamo preso dei giocatori esperti proprio per far valorizzare i giovani che avevamo e fare un campionato non tremabondo come era stato quello dell'anno scorso, perché lo sapete, l'anno scorso io sono arrivato in corsa, è stata una situazione difficile, poi il Covid, l'ambiente, la squadra era veramente abbattuta, per cui i ragazzi hanno dato sfoggio di una grande prestazione d'orgoglio in tutto il campionato. Quest'anno appunto abbiamo preso dei giocatori ad hoc che però purtroppo tra infortuni, Covid, una cosa e l'altra non sono stati sempre a disposizione. In più ho perso anche Gabbiadini e la squadra ha risposto bene perché 26 punti all'andata non sono briciole, è consistente. Adesso si stanno recuperando quasi tutti e io vorrei arrivare ai 52, poi saranno 50, saranno 48, saranno 53, insomma l'obiettivo, la motivazione della mia squadra deve essere quella. Chi è con me, tra virgolette, è perché io amo questo tipo di giocatore, io amo quel giocatore che
entra in campo e vuole vincere. Allora, quando facciamo le partitelle tra di noi, non ci sta nessuno a perdere. Ecco, io voglio vedere quello anche la domenica quando giochiamo contro gli avversari. Se dovesse andare via, cos'è che le mancherebbe di più di questa squadra e di questa città? No, ma io non posso parlare se dei Made. Io sono l'allenatore della Sampdoria. Grazie. Grazie a lei. Grazie, ci sono alcune domande, mister, sempre guardando là dei colleghi della tribuna stampa. Il primo è di Andrea Piras. Un passo indietro dopo San Siro o troppo forte questo Napoli, specie nel far valere il giro palla? Allora, non è un passo indietro, anzi per me è una riconferma. È una riconferma perché la squadra ha dato tutto. Poi ci stanno le volte che si vince e le volte che si perde. Il Napoli è stato più forte di noi perché aveva giocatori che stanno più in forma, secondo il mio punto di vista, di quelli del Milan, che li abbiamo presi in un momento di ritorno dalle nazionali, stanchi, e là davanti c'è gente di grande qualità qua. Osimhen che attacca sempre lo spazio, per cui cercava di allungarci, ci stavano tre centrocampisti dai piedi d'oro come Zielinski, Fabian Ruiz e Delme, per cui è una squadra che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Io devo dire che la squadra a me è piaciuta, la mia squadra è piaciuta, nelle difficoltà che avevamo, perché mi mancava uno dei due play bassi, Ekdal o Adrian Silva, per cui io devo essere contento della prova dei ragazzi. Avevamo pareggiato, c'era stato un fallo sul portiere, peccato, c'è stato un secondo gol a mio avviso un po' generoso, perché per me c'era il fallo a metà campo su Torsby, e la prova era bella, era combattuta, insomma. Davide contro Golia stava riuscendo, Davide a battere, ma perlomeno a pareggiare con Golia. Lucocello ti chiede se rifaresti la scelta di Janko centrale, e che cosa succede Keita, tu che lo vedi tutti i giorni, perché è un periodo che non entra in partita come era entrato in precedenza. Beh, per una parte già ho risposto, rifarei sì quella scelta, proprio perché non avevo nessun altro da mettere, non potevo mettere Askelsen, che è un ragazzo di 19-20 anni, in una partita del genere dove tattica e corsa erano le principali qualità che io dovevo avere per i miei ragazzi. È un giovane sul quale io credo molto, ma non era questa la partita adatta per lui. Balde? Keita Balde, beh, in questo momento ho due attaccanti in veramente buonissima forma come Gabbiadini e Quagliarella, e lui è subito là dietro, pronto a subentrare, per cui mi è piaciuto come è entrato, con la voglia, con la determinazione di risolvere qualcosa di buono, per cui sta sulla buona strada. Dario Freccero ti chiede, alla fine l'hanno visto le telecamere ma anche i giornalisti dalla tribuna stampa, hai parlato a lungo con Ranieri e ti chiede con Gattuso ti chiede possono chiederti che cosa avete parlato. Io sono già in là con gli anni, ancora aspettate prima che parlo da solo con me stesso. Questo è un mio errore. Beh, gli ho fatti i complimenti perché mi piace come gioca la sua squadra, perché è quello che voglio anch'io, no? Qualità, però tutta ammantata da quella determinazione, da quella voglia di rintuzzare, di voler, devo trovare l'aggettivo giusto, asfaltare l'avversario, no? Quella rabbia, quell'agonismo, ecco, quell'agonismo che aveva lui. Per cui questo Napoli ha la sua ambizione, il suo agonismo, e in più la sta facendo giocare bene. Chapeau, questo gli ho detto. Lorenzo Mangini, tatticamente meglio nella ripresa quando hai cambiato il modulo? Sì, mi è sembrato di sì, perché gli abbiamo un pochino oscurato il centrocampo, non erano più 3-2, ma riuscivamo a schermare bene la difesa. Grazie mister. Grazie a voi signori.